Oggi voglio affrontare un tema molto importante per la tua salute. Cioè, voglio dirti cosa non devi fare, cosa devi evitare per vivere più a lungo possibile, magro e in forma. Magari tu credi di mangiare alimenti salutari, ma in realtà questi alimenti potrebbero danneggiarti. Sono il dottor Enrico Veronese, biologo nutrizionista, e in questo video ti voglio parlare di 5 alimenti molto comuni che però a lungo termine potrebbero avere un impatto negativo sulla tua salute. Mi raccomando, seguimi sino alla fine perché ti darò anche un accorgimento, un trucco alimentare per migliorare l'assimilazione degli zuccheri nei pasti principali e favorire salute e dimagrimento. Però se ti interessa il benessere e la salute ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube. Tantissimi di voi che mi seguono anche assiduamente e mi fate anche tante domande non sono iscritti al canale. E se ti iscrivi al canale mi permetti di migliorare questo mio progetto di divulgazione. In questo modo potrò darti sempre di più contenuti migliori. E se poi metti mi piace su questo video mi fai veramente piacere perché così YouTube lo farà girare di più. Se invece ti interessa iniziare un percorso nutrizionale ti puoi mettere in contatto con me, ti lascio il link qui sotto. Mi farebbe piacere sapere, e me lo puoi scrivere tranquillamente nei commenti, qual è secondo te un alimento che è dannoso per la tua salute, un alimento comune che tu però abitualmente eviti. E mi raccomando, se vuoi fai tranquillamente le tue domande, io a quelle più interessanti e ovviamente pertinenti risponderò più che volentieri. Ma iniziamo la nostra carrellata di alimenti da evitare. Categoria numero 1. Devi evitare gli alimenti ultraprocessati. Sono alimenti che dominano le nostre tavole, sono alimenti che vengono sottoposti a processi tecnologici intensi. Sapete già tutti che gli alimenti ultraprocessati sono un cocktail di zuccheri, grassi e sostanze chimiche. Quindi non li devi mangiare, vanno evitati gli snack, i pasti preconfezionati, le bibite zuccherate, i cereali zuccherati e tanti altri prodotti di questo tipo che troviamo nei supermercati. Sono alimenti che vengono proprio fatti per essere appetibili, in genere sono molto salati, molto dolci, grassi e fritti e vengono fatti con emulsionanti, conservanti, aromi artificiali e coloranti, quindi li devi evitare. Ci sono proprio degli studi che hanno dimostrato che gli alimenti ultraprocessati sono associati a un aumento del rischio delle malattie croniche, come obesità, diabete di tipo 2 e malattie cardiache. E pensa, sono associati anche addirittura a alcuni tipi di cancro. Quindi mi raccomando, devi sempre leggere le etichette. Ti consiglio di andare a vedere il mio video Imparare a leggere le etichette, che ti sarà ovviamente sicuramente utile. E cosa devi fare? Se trovi ingredienti che non riconosci, ovviamente si tratta di additivi artificiali e quindi meglio evitare. Uno snack a base di patatine e uno snack a base di legume dalla confezione potrebbero sembrare uguali, ma dalla etichetta cambia tutto. In realtà, se vai a leggere gli ingredienti, vedrai che il primo lo devi evitare perché ci sono grassi saturi, eccetera, e sale, mentre il secondo, invece, se ha fatto una cottura non fritta, il chips di legumi invece è un ottimo alimento. Quindi mi raccomando, sempre attenzione alle etichette. Veniamo adesso alla seconda categoria, una categoria super conosciuta, ma non mi stancherò mai di citarla. Devi evitare gli zuccheri semplici. A volte questi zuccheri sono nascosti in alimenti comuni, addirittura li trovi nel pane, nei sughi, nelle zuppe in scatole, nello yogurt. Tutti questi alimenti possono contenere quantitativi significativi di zuccheri aggiunti. Pensa, per darti un'idea, che un cucchiaio di ketchup può contenere fino a un cucchiaino di zucchero da cucina. Sembra incredibile, vero? Quindi devi fare attenzione. E la regola è sempre la stessa. Bisogna leggere le etichette. Quando vedi che un alimento ha più del 5% di zuccheri semplici, è meglio evitarlo, a meno che ovviamente non si tratti di frutta, che anche in questo caso va inserita nella dieta nel modo corretto. Ne ho già parlato in altri video.
C'è una correlazione tra lo zucchero e l'aumento di peso, rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e di nuovo alcune forme di cancro. E in più ci possono anche essere dei problemi legati a carie e gengivite. Devi evitare anche alimenti che contengano in etichetta sciroppo di mais con alto contenuto di fruttosio, saccarosio, glucosio e anche dolcificanti chimici in generale. E veniamo adesso alla terza categoria da evitare. Si tratta delle cosiddette bevande diet. Insomma, quelle che per così dire ti lasciano la coscienza pulita perché c'è scritto diet, ma in realtà fanno solo danni. Perché? Perché queste bevande non portano nessun nutriente e contengono dolcificante artificiale come l'aspartame, il sucralosio, la saccarina, che ovviamente non ti fanno bene. Attento! Se cerchi continuamente il dolce, hai un problema alimentare che potrebbe essere di origine comportamentale e anche strutturale. Perché? La dieta non è privazione. Se togli qualcosa, devi mettere qualche cos'altro di giusto al posto di quello che hai tolto. La dieta è compensazione. Proprio per questo ti consiglio la lettura del mio libro, La dieta delle briciole. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Tranquillo, non dovrai mangiare solo briciole, ma ti insegnerò ad applicare le scienze comportamentali alla nutrizione. Perché? Perché tu devi acquisire un risultato che sia poi in perfetta sintonia con la tua vita normale, in modo tale che poi tu questo risultato lo mantenga nel tempo e che tu ovviamente non abbia questa fame continua che ti porti sempre ad avere voglia di dolce. Infatti molti studi hanno evidenziato e sollevato preoccupazione riguardo alla sicurezza e agli effetti a lungo termine di questi dolcificanti. Ci sono anche delle teorie che sostengono che il consumo regolare di bevande dietetiche può essere associato a un aumento del rischio della sindrome metabolica, del diabete di tipo 2. Perché? Perché il corpo risponde ai dolcificanti artificiali, secondo alcuni studi, in modo simile a come risponde allo zucchero, cioè rilasciando insulina. E l'insulina è un ormone ingrassogeno. Per correttezza di informazione, però, ti dico anche che ci sono invece studi che dicono il contrario. Questi studi sostengono che la percezione da parte del cervello della sensazione di dolce indurrebbe la muscolatura a utilizzare meglio lo zucchero. Ma veniamo a un altro problema dei dolcificanti. I dolcificanti influiscono in modo negativo sulla tua flora intestinale e questo è un danno gravissimo. Vai a vedere il mio video Dimagrire con l'intestino. Ci sono anche studi che sostengono che c'è un'associazione tra bevande dietetiche e proprio l'aumento di peso, anche se queste non hanno calorie. Cioè queste bevande, che appunto non hanno calorie, cosa fanno? Fanno aumentare l'appetito e aumentare il desiderio a loro volta di cibo dolce, portando poi a un aumento complessivo di calorie. Quindi, mi raccomando, evita. Attento perché un mio prossimo video ti dirà proprio un trucco, un sistema per evitare le voglie di dolce. E quindi mi raccomando, iscriviti al canale. Puoi tranquillamente sostituire queste bevande con delle tisane a base di zenzero, limone, rooibos e lo dolcifichi con dolcificanti vegetali che vanno meglio come i polioli e la stevia, che hanno un impatto diverso sulla tua salute. E veniamo adesso alla categoria numero 4. Nella categoria numero 4 abbiamo i cibi a basso contenuto di grassi, o meglio, ovviamente ci va una precisazione, cioè che nei cibi ci sia un basso contenuto di grassi saturi è positivo. Però attento, negli anni 80 e 90 c'è stata una grandissima campagna contro i grassi che ha portato un forte boom di prodotti a basso contenuto di grassi, con diciture eclatanti, senza grassi, zero grassi, eccetera, eccetera. Il messaggio era semplice: mangiare meno grassi equivale a ridurre il rischio di malattie cardiache, ma equivale anche a dimagrire. Però attento, questa semplificazione ha trascurato un'importante realtà.
E cioè che a volte i produttori, per rendere il prodotto appetibile, tolgono il grasso, ma aggiungono altro, e quest'altro è negativo. E che cos'è quest'altro? In genere sono zuccheri. La signora di turno che mi dice: dottore, io mangio lo yogurt zero grassi, e non si è presa la briga di vedere che nello yogurt c'erano 25 grammi di zucchero, ha commesso un errore gravissimo. Anzi, sarebbe stato meglio che lo yogurt avesse avuto il 2-3% di grassi, ma non avesse avuto lo zucchero. Quindi torniamo sempre allo stesso punto, devi imparare a leggere le etichette. È una gran bella cosa che un alimento non abbia grassi, ma ovviamente deve apportare dei nutrienti, diversamente sono solo calorie vuote. Sono calorie dannose anche quelle di un alimento che ha zero grassi, che porta poche proteine, anche se poi ha solo pochi zuccheri. Se l'alimento è dolce e ha pochi zuccheri, si presuppone che contenga dei dolcificanti, e se questi dolcificanti non sono vegetali, non fanno bene. E poi l'alimento di per sé non vale nulla, perché semplicemente appaga il tuo palato, ti piace, ma non porta nutrienti validi. Quindi, mi raccomando, come ti ho detto prima, devi leggere le etichette. E poi, devi anche tenere presente che i grassi non sono mica tutti nemici, anzi, grassi poliinsaturi, monoinsaturi e anche alcuni grassi a catena corta sono stati proprio rivalutati e sono molto importanti per la salute, ma te ne parlerò in un altro video. E arriviamo alla quinta e ultima categoria che devi evitare, o meglio, a cui devi fare attenzione. Sono gli alimenti confezionati a base di cereali. Gli alimenti a base di cereali sono molto comuni, dalle barrette di cereali, agli snack, eccetera, eccetera. Vengono commercializzati come opzioni salutari, per esesempio per la colazione, e vantano a volte anche aggiunta di sostanze importanti, vitamine, minerali e fibre. Ma in tanti casi si tratta semplicemente di trappole. Perché dietro a queste affermazioni, magari anche veritieri, si nascondono ingredienti meno salutari. E tra questi, in primis, chi troviamo? Troviamo sempre gli zuccheri, ben nascosti, di cui ti ho già parlato prima. Poi ingredienti raffinati, a cui magari vengono aggiunte fibre, così tu te ne accorgi meno, per dargli un aspetto salutistico. Cioè, le fibre vengono aggiunte, ma il cereale non ha subito una lavorazione integrale. E poi puoi trovare additivi e conservanti, coloranti, conservanti chimici che a lungo termine hanno un effetto negativo sulla tua salute. Devi anche stare attento alle porzioni, sono ingannevoli. A volte dicono questi produttori che questi alimenti hanno poche calorie perché semplicemente li rapportano a una porzione ideale che hanno deciso loro, ma che poi in realtà non viene mai rispettata perché tu ne mangi tre volte tanto. Quindi anche in questo caso, di nuovo, devi sempre leggere bene le etichette, guardare le calorie, il contenuto di fibra, la presenza o meno di sostanze non desiderate, e dopodiché devi concertare le porzioni che siano ovviamente bilanciate a tutto il resto della dieta. E parlando di cereali, non possiamo non parlare delle farine bianche raffinate, che, come ti ho già detto molte volte, vanno evitate. Il concetto di integrale non è legato al cereale di per sé, ma al tipo di lavorazione. Quindi devi sempre scegliere alimenti che derivino da farine grezze. In etichetta, negli ingredienti, ci deve essere scritto farina integrale e non farina zero più integrale. E adesso veniamo ai consigli che ti avevo promesso. Come fare per evitare la voglia di dolce? Per prima cosa, non devi stare tanto tempo senza mangiare, cioè devi fare più pasti al giorno. Mi raccomando, vai a vedere il mio video sugli spuntini. Perché? Perché lì ti spiego che devi mangiare ogni 2 ore e mezza, 3, ma in ogni alimento, se c'è un carboidrato, ci deve essere anche una proteina. Ma poi puoi anche usare un secondo accorgimento. Oltre a fare più pasti, potresti provare, per avere meno fame e anche meno voglia di dolce, perché creeresti una calma glicemica, potresti provare, sempre concordando col tuo medico o nutrizionista, a inserire qualche grammo di inulina, che è una fibra solubile, prima dei pasti principali, in un bicchiere d'acqua con un po' d'acqua dentro. Ovviamente parti da un dosaggio basso e poi piano piano provi ad aumentare facendo dei test progressivi.
questo ti consentirà di gestire meglio la glicemia postprandiale e favorire benessere, digestione e dimagrimento. Bene, spero che quanto sino detto ad ora ti sia interessato, ti sia stato utile. Un saluto e al prossimo video. Se ti interessa intraprendere un percorso nutrizionale con me, puoi contattarmi al link in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito compilando l'apposito modulo. In questo modo avremo la possibilità di parlarci. Per me è molto importante avere un contatto diretto con il paziente, in modo tale che io ti possa spiegare il metodo, le tempistiche e le soluzioni che adotterei nel tuo specifico caso. Solo in questo modo potrai avere le giuste informazioni per poter decidere senza impegno se proseguire o meno il percorso con me. Un saluto. A presto e ovviamente continua a seguirmi.